Pronto, prova. Inquadratura sulla porta. Valentino, che è stato trasformato in un campeggio per gli alpini che sono arrivati numerosissimi a Torino e procederemo a intervistarne qualcuno, avere qualche contatto con questi difensori della patria. Sul lago d'Iseo. Che cosa rappresenta per lei questo raduno? Noi tutti gli anni gli facciamo i raduni. Sì, ma lo sentite come. Lo sentite come un attaccamento al corpo degli alpini? Per quale motivo? Cosa rappresenta per voi il corpo degli alpini? Ma cosa rappresenta? Non lo so, siamo tutti amici, ci troviamo e allora. E un'ultima cosa, la città, cioè come siete stati accolti da Torino? Quanti giorni è che è qua? Siamo arrivati giovedì. E come era apparsa l'accoglienza di Ah, Torino? magnifica. L'accoglienza è stata. Bello. Allora, qui due giovani alpini che presumo siano, abbiamo finito il militare da non molto. No, no, già da un po', Ah, già, da dove arrivate? Dal gruppo di Pettenasco, in provincia di Novara. Provincia di Novara. Cosa rappresenta per voi il trovarsi tutti gli Pettenasco, anni durante gli alpini? appunto, il poter stare assieme un pochino. E ritrovare la gente che magari ha fatto il militare con noi e che è qualche anno che non vediamo. Sì, anche per me è la stessa cosa. Per passare 2 giorni assieme, boh, così almeno ci si diverte un attimino e basta. La città come vi ha accolto? Come avete trovato Torino? Quanti giorni che siete qua? No, no, siamo arrivati stamattina presto. Ma Torino, insomma, bene o male, come città è anche abbastanza bella. Ma la gente soprattutto. Ma
Noi siamo abituati forse a fare le adunate nelle città un po' più piccole, tipo Bergamo, Trento e così. Forse in quelle città lì la donata è un po' più sentita, anche perché sono meno dispersive come città e allora meno male ci si trova più assieme. Torino la gente tende un po' più a disperdersi così, forse anche un po' meno sentita che in queste città un po' più piccole, ecco. Anche perché forse ci sono meno alpini a Torino che hanno fatto il militare. Sì, forse noi siamo ad esempio a Trento l'anno scorso, a Bergamo così, che erano proprio, sono città proprio, praticamente città di alpini, ecco, allora lì anche la gente o sono parenti di alpini o amici o conoscenti e fanno parte un po' anche loro della festa così, ecco. Grazie mille. Prego. Io da dove arrivo? Da Firenze. Da Firenze, così è abbastanza strano, un alpino che arriva da Firenze... Ma dalla Toscana ce ne sono degli alpini, destinati. Ce ne sono parecchi. Ce ne sono... E che cosa rappresenta per lei tutti gli anni fare questo lavoro? Ma rappresenta che ormai è l'arma stessa che ce lo fa fare. In che senso? Ma nel senso che gli alpini tutti gli anni fanno questa donata nazionale e ci si presenta. Ci si presenta. Ci siamo uniti insieme. Come siete stati accolti dalla città? Ma accolti fino a quanto, perché c'è gente che arriva continuamente, noi con l'altra borghesia non ci si è avuto nessun contatto. Chiaro, è una cosa, più che altro è una logico. Festa popolare. Come? È una festa popolare prima di essere, il rapporto con l'altra borghesia non c'entra, presumo. Ma non è popolare perché certo in grosso modo fa parte agli alpini e gli alpini non è tanto borghesia perché ci sono di qui, ci sono da province lontane, di conseguenza. Ma mi dica il significato, per piacere. Arrivate? Trento. Trento. Da quant'è che siete qua? Quanti giorni? Ma pochi sono arrivati ieri. Ieri. Che cos'è per voi la festa degli alpini? È un entusiasmo. È un entusiasmo? Cosa rappresenta? La preparate durante l'anno? Sì, durante l'anno prepariamo per trovarci con gli amici che hanno fatto militare con noi. E come siete stati accolti da Torino? Ma finora bene. In rapporto ad altre città? Beh, ci vedrà domani alla giornata, qua si fa domani a filata, si vedrà come siamo accolti. Qualcosa da dire in particolare sulla festa degli alpini? Beh, fino ad ora non si può dire niente, fino a domani no. No, ma in generale. Una situazione per noi alpini, fare la filata. Hanno raduno sia a Torino? Sì, e come no? Sì, benissimo. Meglio di così. Grazie. Una volta che lo vedo e trovo che sia una cosa a livello nazionale che va mantenuta. Come... La ringrazio. Prego. Sì. Cosa ne pensa degli alpini a Torino? Guarda, gli alpini è una cosa meravigliosa, cioè è una cosa... Ma che cos'è prima? Cioè? Come? Della televisione, come? Sì. Cioè non lo so, io sono straniero, però io, questi alpini da noi c'è un'altra cosa. Da dove arriva lei? Dell'Egitto. Egitto? Sì. La ringrazio. Sì.